Impegnati per fare in modo che il nuovo anno sia il tuo miglior anno di sempre. Poniti obiettivi ambiziosi e nei primi mesi dell'anno fai i primi passi, fai le prime azioni concrete che ti possano portare al raggiungimento di quegli obiettivi. Perciò usa il 2019 per diventare più consapevole, più saggio, più intelligente, più felice, più responsabile di quanto non sei mai stato prima. Impegnati per diventare la miglior versione di te stesso possibile in quest'anno. Quindi non stai competendo con altre persone, non devi diventare più ricco di, più intelligente di qualcun altro, ma devi diventare più intelligente di te stesso rispetto a un anno fa, diventare più saggio del te stesso di un anno fa, diventare più consapevole del te stesso di un anno fa, più responsabile, più sano, più in forma. Perciò, come primo step, poniti obiettivi ambiziosi e inizia a svolgere, sia in questi giorni che nei mesi successivi, le azioni che ti portano un po' più vicino verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Secondo step, abituati a provare sempre più spesso emozioni positive, perché la qualità della tua vita può migliorare se ogni giorno provi sempre più emozioni positive. Abituati a provare sempre più emozioni positive, come la gratitudine, l'ammirazione, e impegnati affinché queste emozioni le provi ogni giorno, in maniera abituale e con costanza. Il terzo aspetto sulla quale devi andare a lavorare è il decidere di reagire a ciò che ti accadrà nel 2019 in maniera utile e positiva per la tua vita. Ti faccio un esempio. Vieni licenziato e tu decidi di non deprimerti, ma di rimetterti in gioco. È solo un esempio, però ci sono una marea di tante piccole sconfitte che potrai vivere nel 2019, ma devi prendere la decisione e devi avere la fermezza di dire: qualsiasi cosa mi accadrà, io reagirò con forza a ciò che mi accadrà e utilizzerò quello che mi accadrà per imparare una lezione, per capire cosa devo migliorare e ci andrò a lavorarci su e diventerò una persona migliore. Quindi utilizza gli eventi che vivrai per crescere, per migliorarti, per riflettere un po' di più, per notare che cosa puoi migliorare nella tua vita e cosa invece già va bene. Perciò decidi di utilizzare ciò che vivi in maniera da permettergli di tirare fuori da te il meglio. Un altro aspetto sulla quale devi andare a lavorare è il vivere il momento presente in maniera maggiore. Impegnati ad essere sempre più presente. Svolgi gli esercizi di presenza, li trovi nel mio ebook La felicità è una scelta, e ricordati di te più spesso possibile, affinché la tua mente non vaghi tra i ricordi del passato, che non esistono più, e le anticipazioni sul futuro, che non esistono, perché se non vivi il momento presente stai vivendo in un'illusione mentale. Ultimo aspetto sulla quale devi andare a lavorare per rendere il tuo 2019 il miglior anno di sempre è il diventare sempre più responsabile. Per responsabile intendo una persona che si chiama responsabile dei risultati che ottiene. Non puntare il dito contro qualcuno deve essere il tuo anno, e quindi c'è un aspetto che non ti piace della tua vita, sei tu che devi cambiarlo. C'è un qualcosa che deve migliorare nella tua vita, devi tu fare qualcosa di concreto per migliorarlo, perché sono tantissime persone che stanno parlando ad esempio male del loro 2018, convinti, hanno la totale convinzione che il 2018 è andato male perché è un anno di schifo, ma il 2018 non ha volontà, sei tu che hai volontà. Il 2018, se ti è andato male, dipende da te. Se ti è andato bene, dipende comunque da te. Quindi sei tu che devi migliorare, non è l'anno che deve migliorare. Il tuo 2019 può migliorare solo ed esclusivamente nella misura in cui cresci tu. Perciò continua a lavorare su di te, leggi molti più libri di quanto non ne hai mai letto, ascolta molti più podcast, guarda molti più video che ti possano ispirare, frequenta persone che possono esserti utili
impegnati per raggiungere i tuoi obiettivi ed elimina le distrazioni. Sviluppa una centratura importante dove dici: per me la mia priorità è lavorare su di me. Il resto nella tua vita cambierà di conseguenza.